Di legge che chi amministra in trincea nelle città, nei territori, nei quartieri, nelle città del sud veramente sa quanto può essere alto il prezzo di una riforma che vede appunto non soltanto in modo scellerato, sempre meno dare al sud che ha sempre invece di più bisogno, ma soprattutto in modo anche ipocrita raccontare con una mistificazione delle parole che questo tipo di provvedimento sia un qualcosa di necessario, di dovuto e che tutto sommato se le cose nelle città del sud non sono all'altezza degli standard minimi è perché c'è un peccato originario di fondo. Invece no, noi sappiamo che non è così, già ormai da anni il Comune di Napoli, non soltanto nella precedente amministrazione ma anche in questi anni, dimostra di essere prima città del sud a spendere tutti i fondi della Comunità Europea, dimostriamo di avere delle performance eccellenti anche con il PNRR, che è stata un'iniziativa che ha visto tenere banco non soltanto la precedente amministrazione ma anche questa, e quindi respingendo al mittente tutte quelle ipocrisie anche legate alla narrazione del sud con il cappello in mano, noi siamo invece un sud non soltanto di eccellenze che brilla, che sta enormemente migliorando le performance dei suoi enti pubblici, ma che questi enti pubblici per manovre di finanza pubblica spesso nazionale vengono messi in ginocchio e questa riforma pare voler cristallizzare e rendere immutabile questo stato di cose. In tutto questo quindi non soltanto sentivo la necessità anche io di fare un intervento, di dare forza ad ogni tipo di iniziativa si voglia mettere in campo, ma soprattutto dare forza alla comunicazione e all'informazione della popolazione per riappassionare, per riaccendere il sale della partecipazione politica, perché la pericolosità di tali manovre e di tali riforme appunto è nel fatto che trovano forza nel disinteresse e nella disaffezione delle persone alla cosa pubblica, alla partecipazione della vita politica, quel senso di difficoltà di un quotidiano, di città dove anche la vivibilità della vita è difficile. Pensiamo alla congiuntura della città di Napoli, dove in questo momento, come da tempo, ci sono pagine del quotidiano difficili per le famiglie, difficili per i lavoratori, difficili per gli studenti, e quindi questa difficoltà diventa in modo sempre più forte un essere distanti dalla vita politica e quindi poi disinteressarsene. E nel disinteressarsi ecco che poi si consumano delle scelte scellerate. E oggi abbiamo un governo di centrodestra che sbandiera questa riforma, la può sbandierare ma non può farlo in modo ipocrita, non può dire che è un qualcosa che farà bene al sud, deve assumersi la responsabilità e anzi forse il tempo è scaduto e le maschere sono cadute, in modo chiaro forse abbiamo ora la consapevolezza di un pericolo, di un'iniziativa a trazione nordista che guarda quindi agli interessi del nord del nostro paese, che va a rendere ancora più forte il divario fra il nord e il sud e quindi a renderci dei cittadini di serie B. E questo non è possibile, non è consentito. Termino su questo aspetto. Colleghe e colleghi presenti in aula, spiace anche a me che non ci sia il sindaco, ma c'è parte della giunta, vi chiedo oggi insieme di ricordare Attilio Romanò. Attilio Romanò, lo scorso giorno, cioè nella giornata di oggi, del 2005, veniva trucidato. Attilio Romanò è un ragazzo, un lavoratore, un ragazzo completamente estraneo dalle dinamiche della camorra e della malavita organizzata. Era il 24 gennaio del 2005 e in quegli anni terribili della faida di Scampia fu avvicinato nel suo negozio, un negozio di telefonia a Secondigliano, e per un errore di persona è stato trivellato di colpi. Oggi non soltanto c'è la sua famiglia, la madre, la sorella, la moglie. Attilio era sposato da 4 mesi e lascia una giovanissima donna, Natalia, come giovane vedova. Oggi non soltanto quindi penso che le istituzioni della città debbano in modo sommesso però stringersi al ricordo di questa famiglia, ma soprattutto fare in modo che non ci sia un oblio, fare in modo che ci sia sempre più forza e consapevolezza di come c'è nei quartieri una memoria che viva
è una strada maestra nei confronti di rassegnazione, nei confronti di quel mediocre pensare che tanto queste cose purtroppo in questa città sono accadute e continueranno ad accadere. Per la vita di Attilio, che era giovanissimo, noi sappiamo che non è così. Per l'impegno di una straordinaria comunità, l'IPIA, Attilio Romanò, che si trova a Milano, il gruppo di ragazzi che si chiama Identità e Bellezza, Dignità e Bellezza, noi sappiamo che non è così e quindi penso che oggi anche il Consiglio, in modo così forse improvvisato dalla sottoscritta, però fortemente voluto, dal momento che non ci sono altre iniziative oggi legate al ricordo di Attilio, ci sarà invece alle 19 promossa dalla famiglia una messa di ricordo appunto nel suo quartiere. Penso che in questo modo andiamo quindi non soltanto ad onorare una giovane vita, ma anche a rilanciare sempre di più quanto è possibile il nostro impegno per delle ferite nei nostri quartieri che sono ancora così profonde, date dalla presenza del sistema, della malavita e di una presenza in tante famiglie di inganni e di frodi e di truffe che si fanno soprattutto ai ragazzi, ai più giovani di questa città. Giovanissimi che vengono sì veramente truffati, ingannati all'insegna di una vita felice, di una vita con tanti denari, di una vita di successi, il successo di avere una macchina potente, di avere l'ultimo iPhone in tasca, di avere le scarpe firmate, ma sappiamo bene che questi non sono successi, sappiamo bene che questi sono inganni per questi ragazzi che poi in pochi anni finiranno o in carcere per tantissimi anni, qualche volta per sempre, o ahimè in una bara, perché muoiono in poi feroci regolamenti di conti, vendette trasversali che però non fanno sconti a nessuno, come appunto quel 24 gennaio del 2005 non hanno fatto sconti ad Attilio Romanò, che quella mattina invece il suo successo era stato baciare sua moglie Natalia, che aveva appena sposato da 4 mesi, era aprire la saracinesca del suo negozio di telefonia nel quartiere dove era cresciuto e con il sorriso accogliere i suoi clienti e salutare i suoi amici. Vi ringrazio. Thank you.